Bentornati a tutti sul canale. Oggi andiamo a vedere il CD4013, che è un chip della CMOS. Al suo interno troviamo due flip-flop di tipo D. Un flip-flop di tipo D memorizza un valore di un bit e cambia solo quando riceve un segnale di clock. Nello specifico, il suo pin di uscita, Q, cambia in qualunque cosa si trovi sul pin di ingresso D. Quando il pin di clock passa da low a high. Ho messo il 4013 sulla breadboard e andiamo a realizzare un circuito il più semplice possibile, cioè con due pulsanti, uno accende un LED e uno spegne il LED. Ok, andiamo a vedere come fare. Oltre al CD4013 abbiamo bisogno di un LED con la relativa resistenza per limitare la corrente, due pulsanti, uno start, uno stop, due resistenze da 10.000 ohm da mettere come pull down sui pulsanti. Inseriamo i due pulsanti sulla breadboard, colleghiamo il positivo di alimentazione da una parte all'altra dei due pulsanti. Colleghiamo l'altra parte del pulsante sul set e reset. Il set è il piedino numero 6. Il reset è il piedino numero 4. Mi ero dimenticato di alimentare l'integrato. La parte positiva sul piedino 14. La parte negativa sul piedino 7. Accetta dai 3 ai 15 volt. Mettiamo la resistenza di pull down direttamente sui pulsanti che va a negativo 1. E 2. Infine montiamo il LED. La parte più lunga del LED è l'anodo, la parte più corta è il catodo. Allora inseriamo il catodo al negativo e l'altra parte va inserito. Ci inseriamo la resistenza per limitare la corrente, io mo c'ho questo da 1K, e l'andiamo a inserire all'uscita del piedino, quindi Q del piedino 1. Questo è circa. Ho inserito l'alimentazione 5 volt, accendiamo, troviamo il LED acceso, quindi qua dovrebbe spegnere, difatti si spegne. Dall'altra parte accendiamo il LED, spegniamo, accendiamo, set, reset, set, reset. Aggiungiamo un altro LED, ci mettiamo resistenze per limitare la corrente e la colleghiamo al piedino numero 2, che è l'uscita negata del flip flop. Quando è acceso qua è spento qua, quando è spento qua è acceso qua. Ok, proviamo a fornire alimentazione. Adesso se faccio stop si accende, uscita negata, faccio start si accende il set, reset, set, reset, set, reset. Stiamo comandando il primo flip flop. Ricordo che all'interno del 4013 ce ne sono due. Adesso andiamo a realizzare quest'altro circuito che alla pressione del pulsante cambia stato, quindi accendiamo e spegniamo il LED con un pulsante.
Qui abbiamo aggiunto un transistor, qua è un BC548, ho un BC546, mettiamo questo. Inseriamo il pulsante, una parte colleghiamo al positivo, l'altra parte lo colleghiamo al morsetto numero 3. Sarebbe il clock 1, 2 e 3 e aggiungiamo una resistenza. Lo schema dice da 1K, io mo ci metto una resistenza da 10K tra ingresso del clock e il negativo, così da portare il pulsante a massa quando non è premuto. Mettiamo il set e il reset direttamente a massa, il 6 al negativo e il morsetto numero 4 al negativo. Colleghiamo l'uscita ne cato 2 Q2, quindi al piedino 2, all'ingresso D, quindi al piedino numero 5. Aggiungiamo una resistenza a 1K che andiamo a mettere alla base del transistor. Prendiamo il transistor. Allora, qui il 546, la base è quello centrale. Quindi mettiamo così. Aspetta che zoom. Abbiamo collettore, base, emettitore. Mettiamo un emettitore direttamente al negativo e colleghiamo il LED. Colleghiamo l'anodo al positivo. Vi ricordo che è quello più lungo. Se riesco a inserirlo, ok, e mettiamo una resistenza per limitare la corrente sul collettore. Forniamo alimentazione e vediamo se funziona. Premiamo, si dovrebbe accendere il LED. Ok, si è acceso. Ripremiamo, si spegne. Spento, acceso. Vi faccio notare che alle volte premo il pulsante e non sempre si accende e si spegne il LED. Possiamo aggiungere un condensatore in parallelo al pulsante per minimizzare il debunching. Ho qui un condensatore da 10 microfarad, ma possiamo mettere anche uno da 1 microfarad. Andiamo a mettere il positivo e il lato positivo e il negativo. Si è acceso il LED, quindi adesso se premiamo ogni premuta del pulsante
anche se va veloce, come potete vedere il LED si accende e si spegne. Zoom, qui si vede meglio. Questo chip non è il CD4013, è HEF4013BP, è prodotto dalla Philips, ma è simile al CD4013. Ok, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.